Ok, allora ciao a tutti, oggi siamo qui con Nicole e ci dici il tuo nome che non ti... Scusami? Daniela. Daniela, ok, con Nicole e Daniela di Progetto Islander. Nel caso qualcuno di voi non lo sapesse, Progetto Islander è un'associazione no profit che si occupa del recupero di cavalli maltrattati, comunque adesso ci faremo raccontare meglio da loro. Intanto grazie di essere qui con noi oggi, di averci dedicato questo tempo. Per fare una segnalazione, eventualmente per chi ci ascolta dovesse avere bisogno, basta mandare una mail, quindi. Esatto, sì, si può mandare una mail a segnalazioni@progettoislander.it. Abbiamo anche un telefono che al momento però si è rotto perché ce l'ha calpestato un cavallo, quindi sarà riattivato, ma sul nostro sito trovate tutti i contatti. E è una cosa importante che ci tengo a dire, soprattutto all'interno del mondo dell'equitazione, è di non aver paura a denunciare, perché spesso ci sono tanti maneggi. Tanti centri ippici dove il maltrattamento si protrae per lungo tempo e complice diventa anche chi è nel maneggio, quindi parlo di genitori, allievi, tutti quanti. Come ad esempio il caso Seprio, che credo che conosciate tutti, che è ancora un caso su cui oggi noi lottiamo, abbiamo fatto tante denunce e questo è solo uno però di varie situazioni che accadono quotidianamente e che non vengono denunciate. Quindi il maltrattamento non è solo quando troviamo il cavallo denutrito nella cascina, ma sono anche metodi coercitivi utilizzati, che spesso tutti sanno i cavalieri cosa fanno a casa loro, o centri dove i cavalli vengono magari sfruttati per un certo periodo quando non servono più, vengono abbandonati a loro stessi, però sono sempre maneggi pieni di gente, quindi è importante denunciare. Certo, solo che magari un genitore che ha un bambino che fa lezioni in un maneggio non riesce neanche a capire effettivamente la gravità della cosa, cioè quello è anche un po' complicato, no? Sì, ma dipende, nel senso che se c'è un se vedi le costole di un cavallo, come ad esempio è successo al Seprio, lì era molto chiara la situazione. No. In altri casi sì, può essere un po' più complicato, però insomma si Sì, può soprattutto informare c'è una sulle cose. scarsa conoscenza in realtà del cavallo alla base, cioè quello intendevo. Esatto, sì. Ma ne ricevete molte di segnalazioni? Cioè. Sì, allora adesso da quando c'è il Covid ce ne sono meno, perché ovviamente siamo tutti abbastanza chiusi, quindi è un po' più difficile, però diciamo che ad oggi di media riceviamo una ventina di segnalazioni al mese e prima erano molte di più. Quindi questa situazione del Covid vi ha reso un po' più complicato anche seguire le segnalazioni? Sì, è più complicato sicuramente, ha un aspetto positivo e un negativo. È complicato perché ovviamente siamo più bloccati dalle restrizioni. Dall'altra parte ci facilita fare sopralluoghi perché abbiamo la mascherina e siamo meno riconoscibili. Ok, ma ecco, l'altra domanda che in realtà ci interessava farvi è, vi capita in realtà poi a volte di non essere in grado di aiutare? Cioè nel momento in cui viene fatta una segnalazione, voi magari andate a fare una verifica, ma poi non riuscite a portare a termine il compito, diciamo. Sì, purtroppo sì, ci capita perché non abbiamo l'appoggio delle autorità, è il problema di cui vi parlavo prima, perché noi senza le autorità non possiamo effettuare il sequestro, quindi o ci vengono, non so, ci sono situazioni in cui andiamo avanti attraverso i nostri legali con esposti, denunce, attraverso i media. Insomma, per portare la situazione alla luce e cercare di risolverla, oppure ci viene chiesto comprate gli animali, ma se dovessimo iniziare a comprare ogni cavallo maltrattato che ci viene segnalato diventa difficile, però purtroppo sì, accade Ma spesso. secondo voi, quindi, che avete esperienza in merito, che cosa manca nella legislazione italiana per facilitare tutto questo processo di riconoscimento dei maltrattamenti? Allora, diciamo che innanzitutto ci dovrebbe essere un inasprimento delle pene. Pensate che quando
aziende volte praticamente nulla e soprattutto può riprendere altri animali o comunque se gliene se vengono sequestrati una parte continua a lavorare con gli altri. Quindi in teoria una persona che maltratta un animale dovrebbe non avvicinarsi più a degli animali. Certo. E poi appunto la legge ed intervento delle ASL che non sono, come dire, professionali spesso proprio a livello anche veterinario, non aiuta. Ci sono delle linee guida date dal Ministero della Salute, ma non è legge, sono solo delle linee guida. Quindi noi abbiamo fatto. Stiamo lavorando su varie norme, che porteremo appunto per aiutare sia noi che sia tutte le associazioni che hanno a che fare con il maltrattamento animale in genere per poter intervenire più facilmente, anche perché la burocrazia è molto lenta. Spesso magari ci ritroviamo in situazioni in cui chiamiamo le autorità su un caso e ci dicono: mandate una mail. Ora che mando la mail mi rispondi, l'animale può Certo, essere già morto. sì. E, invece parlando proprio di quello che ti ha portato a sviluppare questo progetto, cioè che cos'è che ti ha fatto decidere di dedicarti a questo, ai cavalli e in generale appunto ai maltrattamenti che riguardano i cavalli? Allora, io fin da bambina ho sempre amato tutti gli animali, poi mi sono avvicinata al mondo dell'equitazione, specialmente nel salto ostacoli, quindi facevo competizioni di salto, dopodiché ho fatto dopo l'università uno stage con una mia cara amica Susanna Cottica, Cavalli e Cavalieri. E in quel periodo c'è stato un grosso sequestro, il sequestro di Colleferro. Ha partecipato Italian Horse Protection, il Rifugio degli Asinelli, varie associazioni, e lì mi era stato richiesto un aiuto a livello mediatico, e in quel momento io sono venuta a conoscere purtroppo la triste realtà dei maltrattamenti che non immaginavo. E quindi da lì è nato tutto, molto naturalmente, è venuta un po' così, un po' per Sì, caso poi dovete sapere l'associazione. che Nicole, cioè, dedica la sua vita a questo, quindi Era siamo qua al centro proprio dalla mattina alla sera, attenzione per ogni singolo cavallo, per lo sviluppo dei miglioramenti di ogni cavallo, da un punto di vista veterinario, è proprio devota a siamo un po' questo. tutti Sì, devoti. lei è il motore. Non puoi non esserlo, cioè o è così o lo fai con tutta te stessa o non lo fai per niente. Quindi ci dici qualcosa invece sul nome, che tanti in realtà ce lo chiedono, perché è progetto? Semplicissimo, era la mia cavalla. Ah, ok, avevi una cavalla Islander. Avevo una cavalla che si chiamava Islander, Non si sì. chiamava Esatto. Islander, quindi neanche. Ah, ok. Il E suo magari avete voglia di raccontarci qualche storia a lieto fine, possibilmente di quelle che sì, vuoi iniziare sì. tu? Beh, allora, io prima di tutto faccio parte del team da qualche mese, felicemente parte del team da qualche mese, quindi diciamo la maggior parte di queste storie mi sono state raccontate da Nicole. I cavalli sono qua, quindi anche io sono vicina a loro, però diciamo che in particolare una di quelle che mi ha colpito di più è di questo cavallo, poi non era l'unico cavallo in realtà, che si chiama Time, che 5 anni fa è stato sequestrato a Messina e siamo stati chiamati direttamente dalle autorità a causa delle corse clandestine. È un fenomeno che purtroppo ancora esiste, ancora c'è. E questo cavallo è stato sequestrato insieme appunto ad altri, è stato portato qua e ha mostrato e mostra in realtà ancora comportamenti particolari di paura, di malfiducia e anche di stress, magari difficilmente anche leggibile. Ad esempio, proprio parlando di questo cavallo, un cavallo che sembra mettere in campo comportamenti normali, però in realtà poi nel momento in cui si sente sottoposto a uno stress, è successo che si butti per terra, per esempio. Non c'è
motivazione fisica, ma probabilmente questa è stata la risposta che lui ha imparato nel tempo, alla nostra supposizione, per sottrarsi a quello che era lo stimolo coercitivo, doloroso. E quindi si assiste a situazioni di questo. In alcuni casi, diciamo, il cavallo è palesemente spaventato, spesso anche aggressivo, perché spesso succede appunto che mette in campo comportamenti aggressivi, talvolta invece è molto più sottile, diciamo, questo tipo di malessere, e abbiamo occasione di vedere un po' diversi tipi di reazioni, di atteggiamenti, di comportamenti. La bella notizia, però, è che nel momento in cui ci si prende cura di loro, si dedica del tempo, dell'amore, della pazienza, delle cure, il cavallo vive il momento e diciamo, a noi piace dire che perdona, perché loro, ogni tanto ci piace umanizzarli un po', però diciamo che si trova nella condizione di ridare fiducia all'uomo se ci si approccia in un certo modo, e quindi si assiste proprio a un percorso di rinascita dei cavalli, e questa è sicuramente la bellezza e quello che ci dà grande soddisfazione Quindi nel mio adesso percorso. vive lì. Quindi Come? adesso vive lì questo cavallo di cui ci sta parlando. Sì, vive qua da 5 anni. Anche ci occupiamo di lui, anche i volontari di cui poi parleremo si occupano di lui. È in adozione, È in per chi lo adozione, volesse. quindi nel caso sentiamoci. Va bene, quindi adesso abbiamo parlato di lui, o se volete raccontarci un'altra storia, se no in realtà io vi volevo chiedere, cioè se ce n'è un'altra a cui tenete particolarmente o volete dire qualcosa. Una sì, velocemente ve la racconto. Che è la storia di Billabong. Non so se avete seguito il caso di Caluso, che è andata anche a Striscia la Notizia. Sì. Ok, lei è una cavalla che Turi aveva massacrato con la corrente elettrica. Quando l'abbiamo sequestrata era piena di cicatrici e appena mi avvicinavo tremava, non vedeva una frutta, si spaventava dall'alte. Ed è una cavalla che adesso, dopo ci sono voluti tantissimi mesi per riuscire a riacquistare la sua fiducia, e ad oggi finalmente ci siamo riusciti. È una cavalla che vive felice, libera in paddock con altri cavalli, e però è una storia a cui tengo sempre a raccontare, perché purtroppo, come spesso accade, noi siamo riusciti in quel caso a sequestrare due cavalli, Aventador e lei, di cui uno c'è stato dissequestrato ed è ritornato dal commerciante, e lui, nonostante tutto quello che sia successo, continua a lavorare come prima. Bene, dai, questo ci fa piacere sentirlo, che ogni tanto qualche storia è a lieto fine. Ma invece, purtroppo immagino che ci siano anche storie che non sono a lieto fine, cioè che vi sia capitato. Come lo gestite poi proprio a livello emotivo, cioè il fallimento, tra virgolette, in un caso di maltrattamento? Bella domanda. Non lo gestiamo. No, non è vero. Ti viene un po' un senso, almeno per quanto mi riguarda, ci sono dei periodi dove, insomma, questi momenti li vivi con un grande senso di impotenza, quindi che nonostante tutti i grandi sforzi, poi c'è sempre un qualcosa che ti limita, che non riesci a superare. E cade e ci si rialza e si lotta, si continua, noi continuiamo sempre comunque a lottare per i casi che non riusciamo a concludere velocemente, quindi quelli non è che li abbandoniamo, però andiamo avanti e continuiamo a lottare per tutti gli altri casi e a cercare di, appunto, come dicevo prima, di proporre norme, di legge o altre cose per riuscire poi a salvare tutti gli altri. Certo, ma siccome so che voi fate anche a Fiera Cavalli fate parte della commissione etica e in generale pensi che negli ultimi anni ci sia stato un qualche tipo di miglioramento nella gestione del cavallo, che ci sia un po' più di consapevolezza appunto sul benessere di questi animali, come la vedi tu da...
Sì, sicuramente. Quando siamo arrivati a Fieracavalli noi ci siamo entrati perché avevamo capito che dall'esterno non riuscivamo a fare nulla, quindi siamo voluti entrare all'interno per avere, tra virgolette, il potere di intervenire. Diciamo che quando siamo arrivati era un vero e proprio disastro e soprattutto in specifici padiglioni di specifiche, discipline. Ne faccio una ad esempio, anche perché non abbiamo filtri nella muta spagnola, nella doma vacchera, è uno dei padiglioni su cui si rileva veramente tanto tipi di maltrattamento, di coercizione, di sottomissione del cavallo. E diciamo che negli anni, grazie al nostro intervento e grazie anche al fatto che la gente, per fortuna, è più sensibile, denuncia di più e non accetta più determinate cose, quindi questo ci ha aiutato tanto e per fortuna le cose piano piano stanno cambiando. Ci sono state delle azioni importanti e forti. Che però erano necessarie, abbiamo mandato a casa cavalieri e denunciati e cavalli su cui avevamo appunto trovato il maltrattamento, ma parliamo proprio di ferite aperte a sangue dalla cagna, quindi dal naso, sotto il mento, la catena, queste cose qui. E da lì la gente un po'. Due facce, alcuni per sensibilità, altri magari poi per paura di essere beccati pure loro, piano piano insomma si sta Sì, diminuendo. per esempio, io mi ricordo da spettatrice che nel padiglione appunto del cavallo spagnolo, per esempio, la sera c'era una discoteca. Sì, anche quella Erano l'abbiamo evitata, sì, siamo riusciti ad abolirla. Perché i cavalli era una delle grosse problematiche, i cavalli non riuscivano a riposare, poi sappiamo tutti che è molto stressante per loro, quindi almeno la sera di lasciarli tranquilli e quella siamo riusciti grazie alla direzione di Fieracavalli che ci ha appoggiato ad abolire questa pratica. meno male. Invece, per quanto riguarda in generale le associazioni che si occupano di maltrattamenti di cavalli, immagino che voi collaboriate con anche altre associazioni, ma come regola, come si può distinguere un'associazione seria da una meno seria? C'è qualche criterio che secondo voi va adottato, va considerato quando? Perché spesso c'è un po' di diffidenza nei confronti di tante associazioni perché magari uno non sa bene poi chi c'è dietro. Dirci Certo. qualcosa riguardo questo? Allora, la trasparenza, la sincerità, la reperibilità, ad esempio noi siamo aperti a tutti, vabbè in questo periodo su appuntamento per la situazione storica, però ci sono magari alcune associazioni che non ti danno concretamente il risultato di quello che dicono che vanno a fare. Quindi provare a livello concreto il lavoro svolto dall'associazione e anche bisogna stare molto attenti alla gestione delle adozioni, alla gestione generica di come è strutturata un'associazione. Ci sono associazioni che diciamo che hanno facilità nel dare cavalli in adozione. Spesso scopriamo i cavalli, ad esempio, sotto sequestro hanno delle clausole date proprio per legge dalla procura e ci sono cavalli che vengono invece poi utilizzati per altri scopi, quindi è un giro un po' losco, oppure ci sono associazioni un po' inventate che lo fanno per, ad esempio, le associazioni che ti chiedono. Spesso vediamo annunci sui social, su Facebook, domani il cavallo andrà al macello, campagna di raccolta fondi urgente, 2.000 euro, eccetera. Ecco, su questo bisogna stare un po' attenti perché spesso sono un po' scuse, poi la realtà non è questa. Certo, adesso magari parliamo un pochino invece proprio della mia terra, che è il posto dove vi trovate voi ora e che è la nuova sede di Progetto Islander. Vi trovate in provincia di Varese, giusto vicino ad Angera. Quindi quello che Esatto. avete creato è un vero e proprio rifugio per i cavalli maltrattati, ma non solo. Esatto.
Sì, abbiamo queste due realtà che è un po' divisa, ma convivono nello stesso posto. Abbiamo un'area dedicata ai cavalli di Progetto Islander di 10 ettari, dove siamo dentro da poco, da settembre, quindi dobbiamo ancora finire dei lavori, ma stiamo per costruire la scuderia, un po' clinica, tra virgolette, dei cavalli che arrivano, poi dei paddock singoli per i cavalli in riabilitazione e la quarantena, e poi l'inserimento in branco, nei paddock grandi, diciamo. E poi invece dall'altra parte abbiamo appunto l'azienda agricola La Mia Terra, che si occupa di avere i cavalli di privati in pensione, sia di cavalli anziani, sia fattrici, puledri, cavalli per diverse discipline, insomma i cavalli che vengono montati normalmente. Quello un po' che vogliamo diventare, per cui è nato questo posto, un po' un centro che sia d'esempio di come deve essere un po' la cultura del cavallo. Quindi noi abbiamo tecnici e collaboratori che si sono distinti per etica e rispetto nel lavoro con i cavalli, abbiamo un codice etico che viene seguito. I cavalli non vivono H24 in box, ma vivono tutti fuori a paddock, hanno socializzazione con gli altri cavalli, insomma è tutto studiato per il loro benessere fisico e psicologico. Sì, diciamo che è tutto studiato per permettere ai cavalli di fare i cavalli. Esatto, in modo molto semplice. Essenziale. E quanti ne avete adesso al momento di cavalli tra Progetto Islander e quelli di... Allora, Progetto Islander ad oggi sono qua una trentina e a Roma ne abbiamo 70, di un grosso sequestro che abbiamo fatto lì, e sono ancora tutti i cavalli che sono in adozione. Quindi ne approfitto per lanciare un appello, perché ovviamente più noi riusciamo a dare i cavalli in adozione, più riusciamo a salvarne altri. Certo, assolutamente. E poi invece i cavalli dell'azienda agricola sono una ventina al Sì. momento. Ma allora, riguardo diciamo l'iter di adozione, no? Quindi stavi dicendo adesso che per voi è importante che i cavalli vengano adottati. Che tipi di formule ci sono in merito all'adozione? Quindi che possibilità ci sono per una persona di aiutarvi in questo senso? E tu? Sì. Vuoi raccontarlo tu? Aspetta, ci No, vedete? adesso no. Scusate, ero io che volevo togliere un banner, ma... Vabbè, intanto parla, io lo Ok, sì. cerco. Allora, mi stavi chiedendo delle adozioni. Sì. Allora, noi presentiamo un po' i cavalli, principalmente utilizziamo il canale di Instagram. Per raccontare i cavalli che ci sono qui, per raccontare la loro storia, anche i loro progressi che stanno facendo, è il lavoro che stiamo svolgendo con loro, anche se il lavoro non è una cosa che mi piace tanto, magari più che altro le attività di relazione che facciamo con loro. Nel momento in cui qualcuno è interessato, ci contatta mandandoci una mail a adozioni@progettoislander.it. Dopodiché noi richiediamo tutta una serie di requisiti per poter adottare il cavallo. Facciamo anche, spesso attraverso i volontari, svolgiamo dei sopralluoghi per andare a verificare i luoghi in cui i cavalli poi andranno, in base a tutta una serie di parametri rispetto all'alimentazione, lo spazio, il movimento. Nel momento in cui una persona adotta un cavallo, deve sapere che il cavallo non può, per esempio, ci sono delle regole fisse, per esempio non può essere utilizzato per la riproduzione se è una femmina, piuttosto che non può essere utilizzato per le competizioni, non può essere utilizzato per la scuola, però nel senso la persona, se il cavallo è sano, perché ovviamente poi ci sono dei cavalli che sono sani e magari possono essere anche montati, cavalli che non lo sono, magari hanno qualche problema che è temporaneo o magari anche no, che vengono più scelti come cavalli da compagnia. Però nel momento in cui il cavallo è sano può essere assolutamente montato e questo. Vengono poi svolti dei controlli, delle verifiche periodiche anche dopo l'adozione, in modo da verificare che queste condizioni che inizialmente c'erano poi vengano anche Rispettate, certo, mantenute. mantenute.
E quindi questa è l'adozione, è un'adozione poi per sempre, per la vita, diciamo, quantomeno può esserlo, no? Sì, può esserlo, ci sono alcune cose che possono succedere essendo cavalli sotto sequestro, finché non avviene la confisca, non c'è un passaggio di proprietà, quindi l'associazione rimane custode giudiziario e l'affidatario, diciamo che attraverso un contratto nostro con l'adottante diventa il terzo affidatario, quindi noi abbiamo piena responsabilità di quello che succede, qualsiasi cosa succeda dobbiamo comunque avvisare la procura. E può succedere se il processo venga vinto dal proprietario reale a cui è stato sequestrato il cavallo, ci possa essere il dissequestro. Anche se noi sappiamo già in base al cavallo richiesto un po' la storia, l'avanzamento del processo, e quindi sappiamo già dire alla persona interessata se c'è questo rischio effettivo oppure il proprietario è sparito e il cavallo se lo Ed tiene. eventualmente invece è possibile aiutarvi anche tramite adozione a distanza. Sì, assolutamente Sì, sì. questo è uno dei modi, diciamo che ci sono diversi modi per cui possiamo essere aiutati con, per esempio, donazioni, con il volontariato, con la partecipazione a magari iniziative, come per esempio c'è stato quella dell'uovo di Pasqua, di Progetto Islander di poco tempo fa, la partecipazione a degli eventi. E appunto anche quelle adozioni a distanza, grazie alle quali una persona può adottare il cavallo pagando una quota, riceve un certificato di adozione, poi può venirlo anche a provare di Ah, persona. certo. E poi mi pare anche che si possa donare il 5 per 1000 a Project Islander. Se ci spiegate magari come funziona, così. Sì, è molto semplice. Quando si fa la dichiarazione dei redditi basta inserire il nostro codice fiscale che si trova sui nostri social o sul sito e grazie al 5 per 1000 che ci viene donato noi poi ovviamente Adesso noi, viene guarda, ripreso. l'abbiamo messo anche in sovraimpressione, quindi così se volesse prendere nota. Grazie. Ok, e poi un'altra cosa che volevamo chiedervi è, per voi è facile comunque ricollocare i cavalli o è la parte più difficile di quello che fate? Dipende, cioè non è facile, però diciamo che ovviamente i cavalli più sani o che sono già domati diventa semplice, abbastanza semplice. I cavalli invece o anziani o che hanno dei problemi fisici che si porteranno per tutta la vita o che non sono domati, quindi non pronti, lì invece è molto più complicato. Grazie ai volontari, insomma, al team di Progetto Islander, adesso che abbiamo finalmente il nostro centro, riusciamo a lavorarci di più e quindi anche stiamo lavorando tanto sui cavalli sdomi, un approccio da terra principalmente, perché sono cavalli che è difficile solo entrare in paddock a prenderli a volte, nel senso bisogna un po' togliersi dal pensiero di cavalli scuderizzati, ma sono davvero cavalli un po' complicati, quindi si lavora un po' su quello. Gli altri sappiamo che rimarranno con noi tutta la vita, probabilmente. E La grande abbiamo famiglia. parlato spesso dei volontari che vi aiutano. Ci raccontate qualcosa invece di questo corso di formazione per volontari che avete Sì, iniziato? allora ne parlo io perché sono la responsabile di questa parte e abbiamo proprio creato una struttura a partire da settembre per cercare di ottimizzare al meglio le risorse, anche perché appunto si tratta di volontariato, ma con i cavalli, quindi era necessario proprio strutturare questa parte. Allora, noi ricerchiamo volontari di due tipologie. Volontari in presenza, quindi volontari diciamo piuttosto della zona, che abbiano esperienza con i cavalli e che possano dare una disponibilità piuttosto continuativa, appunto nel volontariato presso il centro. Esperienza con i cavalli perché ovviamente, come spiegava Nicole, sono spesso cavalli anche un po' complicati, magari non pericolosi, ma complicati, per cui è importante stabilire una relazione, stabilire un binomio, anche se poi il binomio cambia, ma per una questione di sicurezza è importante che ci sia una continuità, anche perché è veramente molto diverso dai cavalli scuderizzati, veramente tanto.
e lo diciamo con sicurezza perché anche nelle esperienze di questi mesi abbiamo visto che tante persone sono venuti tanti volontari che hanno magari una grandissima esperienza con i cavalli, ma nel momento in cui ti trovi in branco, in cui all'interno del poi il cavallo fa un po' quello che si sente di fare, devi veramente anche un po' lavorare su te stesso, sulla tua calma, sulla tua tranquillità per poter approcciare. E poi ci sono i volontari a distanza, quindi su tutto il territorio nazionale, persone che si mettono a disposizione nel momento in cui noi abbiamo bisogno di sopralluoghi a seguito di segnalazioni, sopralluoghi per pre e post affido. Quindi stiamo costruendo tutta una rete, un po' già esiste, un po' la stiamo implementando, e per far sì proprio, per fare in modo di avere tutti quanti le stesse linee guida, creiamo questi appuntamenti formativi, uno per i volontari in presenza, in cui presentiamo il centro, presentiamo i cavalli, dopodiché se la persona ha i requisiti comincia a svolgere attività di volontariato le prime due volte però dietro la nostra assistenza. E poi anche la formazione online che facciamo tramite varie piattaforme per dare gli strumenti ai volontari che vivono lontano da noi, appunto per poter agire nel modo corretto sul territorio. Certo. E c'è un indirizzo email dedicato anche a questo progetto, giusto? Così lo ricordiamo. Sì, è volontari@progettoislander.it. Si può scrivere come interessati, le persone interessate riceveranno un modulo da compilare, dopodiché poi ci sono tutti gli altri passaggi che vi ho raccontato. Ok, quindi poi la persona nel momento in cui si candida vi dice già se vuole essere un volontario in loco lì o se preferisce servire alla sì, anche perché appunto dipende, cioè è quello che fa la differenza, è la distanza. Proprio perché richiediamo una continuità in questo tipo di attività, perché altrimenti diventa un po' la passeggiata della domenica, che è molto bella, interessante, però qui si tratta proprio di attività di volontariato, quindi la persona deve essere in grado di aiutarci. Perché poi c'è di qualcosa di concreto poi alla fine, quindi... E allora, visto che in realtà poi stiamo parlando di cavalli, se avete voglia di farci un giro, di farci fare un giro per la struttura e farci conoscere qualcuno. Volentieri, mi ero già rotta di stare sulla sedia non vicino ai cavalli. Quindi corriamo. Bene. Allora, giro la telecamera se riesco. Okay. Sì. Ok. Se il telefono guido, te ne puoi guido io. Guida tu. Sì, perché faremo una cosa un po' wild. Siamo pronti. Tanto questa è la parte dell'azienda agricola dove c'è il campo aperto, e di là, se vedete, ci sono tutti i paddock dove vivono i cavalli dei privati. Okay. Qua ci sono i cani. Tra cavalli abbiamo vitelli, maiali, galline, di tutto di più. Ah, ok, quindi era proprio una fattoria. Sì, anche perché, tanto io vi racconto, sì? Quando troviamo dei cavalli segnalati spesso ci capita di trovare anche altri animali. Sì. Quindi in collaborazione a volte con le altre associazioni, mm-hmm, o noi stessi ce li portiamo a certo, casa. Certo, nessuno escluso. Esatto. Allora, adesso ecco, qua ci avviciniamo alla zona del centro di progetto, sì? Islander. Se volete vi facciamo, partiamo un po'... Sì, come volete voi, come vi viene più comodo. Allora, giusto per farvi vedere. Qua ci sono... Aspetta, ferma. Ok. Qua ci sono i paddock più piccoli. Sì. Al momento abbiamo in realtà un cavallo di un cliente che è in quarantena, perché ad oggi il centro, come sapete, per la rinopolmonite, l'herpes virus, siamo molto attenti, quindi anche i cavalli che entrano li mettiamo in quarantena. Sì. E qua ci sono i cavalli, questo ad esempio è stato, lo vedete? Sì, certo, un po' piccolo ma lo vediamo. Lui è Atos, è stato, proviene da Catania. Mm-hmm. Là abbiamo altri due cavalli provenienti in fondo da Messina. Loro sono, questi sono i paddock utilizzati per le riabilitazioni e le necessità, e ad oggi sono qua perché loro sono stalloni e quindi non possono essere inseriti in branco. Invece
tutta questa zona qui sono i paddock grandi, divisi in tre, ognuna con la capannina. Adesso ci andiamo così vi facciamo vedere i cavalli. E hanno sempre il fieno H24, le loro vasche con l'acqua, e sono un po' divisi per tipologia. Nell'ultimo paddock abbiamo i cavalli più sani che sono in lavoro, diciamo, okay, per facilitare le adozioni. Invece in questo paddock qua ci sono i cavalli un po' più complicati che hanno un po' di problemi fisici. Okay. Adesso ci avviciniamo così, possiamo avvicinare a comandini così facciamo vedere, non so, uno che si vede i segni di... Allora... Scappano come tutti. Vedete, come dicevamo, la facilità di allora, qui abbiamo cavalli che sono stati sequestrati per denutrizione. Una cavalla, quella più grossa che vedete per prima, invece era in una stalla, anche lei denutrizione, ma aveva le tame fino alle ginocchia. I proprietari dei tossicodipendenti si erano dimenticati. Lui, ad esempio, se vedete, vi faccio vedere le ginocchia, sono state focate e proviene dalle corse clandestine. Ok, fine. Beh, allora le vedete? Ok, una cavalla che non vi sento. Ci senti adesso? Ancora. Ok, stavo dicendo, c'è da dire che quantomeno adesso vivono in una condizione più che invidiabile da altri cavalli. Sì, 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 assolutamente sì. Loro, ad esempio, portano ancora i segni. Se vedete, questa cavalla fa fatica un po' a mettere su come lei invece Galea che si è ripresa. E poi di qua ci sono, ad esempio, lui è Time, che abbiamo parlato prima. Esatto, adesso ci arrivo. E qui ha parlato Daniela prima, lui proveniente dalle corse clandestine da Messina. È molto bello, è in adozione, ripeto. Loro, ad esempio, sono dei trotter, mini trotter, che sono stati sequestrati a Cavriago, che hanno vissuto per anni senza vedere. Vi abbiamo perso un attimo. Associazioni che avevano perso di sequestrarli, però sempre per colpa delle autorità era stata più lunga. E poi di là ci sono tutti gli altri. Ok, vi avevamo perso per un attimo, ma adesso, cioè, non vi sentivamo in realtà. Ok, adesso vi sentiamo bene di nuovo. Ok, è un po' la realtà. Beh sì, comunque gli spazi sembrano veramente adatti alla vita da cavallo. Sì, 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 è proprio creato per loro. Sai cos'è? Spesso si vedono strutture che sono magari bellissime, ma sono a misura d'uomo più che da cavallo. Quindi centri ippici pieni di box molto belli e paddock inesistenti. Questa invece è una cosa per cui noi vogliamo sensibilizzare le persone e far comprendere l'importanza di lasciare i cavalli a paddock, ovviamente se sono ferrati in paddock singoli per non rischiare, però l'idea che spesso accade che si senta cavolata, perché rischia anche il cavallo, cioè il cavallo si può fare male saltando una gabbia da 1,50 m, non è il paddock quello che invece
I cavalli a paddock cambiano proprio di testa, si rilassano, è importantissima la socializzazione tra di loro ed è quello che noi cerchiamo di fargli vivere il più possibile. Sì, ci sembra che per ora loro veramente si godano questa nuova seconda vita. Sì. E troverà davvero tante soddisfazioni in questo. Vabbè, ogni tanto anche loro discutono tra di loro. Sì, sì, ha voglia. A fare noi. Sì, c'è un bel progetto che stiamo seguendo con l'associazione che si chiama Riabilitiamoci, della dottoressa Antonella Artuso, dove avviciniamo le fragilità di persone sia disabili sia di ragazzi che vivono in comunità e che quindi hanno subito maltrattamenti. Abbiamo fatto diverse giornate facendo incontrare i nostri cavalli a loro e ovviamente le due fragilità si uniscono, si incontrano e rinascono un po' insieme. E abbiamo visto che davvero questi cavalli insieme a loro hanno un potere enorme. Anche questo, in realtà, questo progetto sembra molto interessante. Magari se sarete disponibili in un altro momento potremo approfondire anche questo aspetto. Per oggi in realtà il tempo l'abbiamo esaurito, però volentieri se sarete d'accordo ci faremo un'altra chiacchierata. Magari parliamo proprio di questo progetto Riabilitiamoci. Vi abbiamo riperso un attimo. Ok, adesso vediamo. Dicevo, se sarà possibile, magari poi ci faremo una chiacchierata e parleremo proprio di questo progetto Riabilitiamoci, che magari merita appunto un po' più di tempo di quello che c'è adesso. E per il momento allora vi salutiamo, vi ringraziamo di averci dedicato questo pomeriggio. Grazie. E speriamo di rivedervi presto. Salutateci tutti i vostri ospiti. Grazie a voi. A presto. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.